Entriamo nel tartaro. Va bene, ci vediamo al solito posto allora. Informerò gli altri. Dobbiamo vedere cosa fanno le carte nuove. E seconda cosa, dobbiamo, come al solito, dimenticarci che devo andare a fare la cosa delle mani arcane. Ottieni una carta incenso aumentando le statistiche di una persona. Ok, una carta a caso, insomma. Riuscirò a non dimenticarmelo prima o poi, eh. Divinazione della rarità. Ok, problema risolto. Ok, a questo giro mi sono già fatto il giro di tutto quanto il tartaro per prendere tutte quante le carte della mano arcana. Quindi, le persone scomparse. 173-178. E uno al 168. Ok. Ok, ecco un bel micino nero. E c'è anche una mano dorata. Perfetto. Il piano delle meraviglie. Presa. Perfetto. Mano arcana. E grazie appunto al nostro impeto arcano, ora possiamo prendere tre carte. Manco una. 24.000 punti esperienza. Tanta roba. Ed ecco qua il micino. Vediamo quale sarà la prossima zona ora. Beh, devo dire che questa zona attuale è stata mega fortunata sulle mani dorate. Le altre erano molto povere sotto quel punto di vista. Vediamo come avanziamo. Ok, mi ricorda tantissimo il dungeon di Rise. Tutto colorato, tutto iperluce, tutto molto confuso. Esatto, molto psichedelico. I colori soprattutto. E siamo ancora più forti delle ombre normali. Che è un samurai tra l'altro. Cavolo, di già, manco siamo entrati. Vabbè, andate. Dai, vediamo che cosa hai trovato. Beh dai, un bel po' di roba. Ma mi sembra che quando abbiamo comunque la carta del diavolo e vanno loro, trovano sempre un oggetto. Se non rompiamo noi un oggetto, prendiamo una cassa, ne troviamo sempre il doppio. Questo posto fa male agli occhi, vero? È facile distrarsi, attenzione ad eventuali imboscate. Cosa che potrebbe succedere quindi? Me lo stai dicendo per quello? C'è una porta della monade? Ah, io ci entro perché tanto sono punti esperienza. Qua sì che c'è da confondersi. Ed è una croce, la bilancia del mondo. Ok, se va tutto bene dovrebbe essere debole al vento, ma ne dubito. Secondo me non ha nessuna debolezza. Io intanto ci provo. Infatti non ha funzionato. Era abbastanza ovvio che non fosse debole a nulla. Oh, la Madonna Sanada. L'unica carta sfortunatamente che non abbiamo trovato è stata quella che fa più danno con gli assalti, purtroppo. È l'unica carta che mi dispiace non aver trovato. E comunque abbiamo ottenuto la mano arcana. Vediamo quanto otteniamo col 10 di denari. Beh, è già qualcosa, è già qualcosa. Ok, c'è un forziere che spero che ci dia sempre la porta a forma di orologio. Sai qual è diventata la cosa assurda? Lui adesso è più veloce della persona di Junpei. No, non credo che troveremo quello dell'orologio adesso. È già vicino all'uscita. Crescita 3. Mica male. Cesare vuole prendere Diaran, che ripristina del tutto di un alleato. Guarda, se arriverà più avanti qualcosa di importante, sicuramente glielo mettiamo. Però per ora è comunque un'abilità utile nel caso di bisogno. Sai, no, il bisogno tipo, sai, cura il padre di Mitsuru prima che crepa. Però credo di aver capito che in realtà i poteri, diciamo, delle persone non possono essere utilizzati al di fuori di una battaglia. Perché Chidori ha usato il suo potere per curare Junpei, sacrificando però la sua forza vitale, non una forza magica che sono i punti magia in questo caso. Ok, qua di scelte ne abbiamo. Madonna mia, quanti punti esperienza che stiamo facendo. Samarekarn, ecco qua. Nel caso di bisogno ce l'abbiamo. Eccoti qua, persona scomparsa. 194-197. Sai che tra l'altro io potrei benissimo non curarmi mai con le abilità di cura. Potrei usare semplicemente le pietre vitali. Pam 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 pam, fatto. C'è un nemico potente al prossimo piano, facciamo attenzione. Ombra rara, ombra rara. Allora, ombra rara, dove sei? Eccoti qua, stai ferma lì. Presa. Oh, guarda chi si ottiene ora qui. Peccato non aver preso il bonus dei punti esperienza questo giro. Però sono comunque 17.000 punti, quindi mica male. Tra l'altro, Fuka, livello 63. Fra quanto sali di livello e cosa apprendi? Al 64, pensa un po', ricerca del tartaro. La
La scorciatoia per il prossimo piano. Ah, che bello. Se magari il piano è bello grande, tutto il resto, c'è il mietitore, quello che vuoi, è sicuramente comodo. Ok, ecco il boss della zona. Dai, facciamo così, siamo ancora loro tre fino al prossimo boss. Dopo il prossimo boss cambiamo il gruppo, o al massimo togliamo Junpei o Akiko e mettiamo Mitsuru. Allora, mio caro sacerdote in mezzo delle pagine, a cosa sei debole? Seguace della tempesta. Si intende tempesta fulmine o tempesta di vento? Vabbè, proviamoci. Ok, resiste Maragidine, quindi del vento, perfetto. Vabbè, ma ormai noi risolviamo tutto in una sola maniera. Caos Scarlatto. Qualsiasi boss sia ormai, frega letteralmente più nulla. Abbiamo la teurgia? Usiamola, abusiamone addirittura. 49.000, dai. Bene, e ora possiamo continuare. Anche se la teoria di eliminare le ombre maggiori che appaiono durante la luna piena dovesse rivelarsi errata, sono certa che in questo posto ci sia qualcosa di utile per eliminare l'ora buia. C'è un solo modo per scoprirlo. È bello vedere tanto entusiasmo, Star-kun. È sempre meglio fare il possibile invece di stare con le mani in mano rimuginando sui mille ipotesi. Riesci sempre a trovare il lato positivo, sei incredibile, Yukari-chan. Sinceramente metà delle volte faccio finta, ma del resto dei casi è merito tuo, Fuka. Grazie per avermi dato quella registrazione. Oh, Yukari-chan. D'accordo, è ora di darsi una mossa, guidaci, Star-kun. Non ricordo com'erano i piani più bassi. Se vuoi ci rifacciamo un giro. Spero sia un'arma, anche perché fra le varie missioni ci avevano chiesto di trovare alcune armi. Sandali miraggio. Beh, l'illusione al ghiaccio è utile per Akiko. Un'altra porta della monade. Un forziere messo qui davanti come se nulla fosse. Sembra quasi sospetto, sai? Marakukaja. Chiave gratis. Leoncino confuso. Che muro colorato. Chissà cosa si ispira. Guarda, se giri nel mondo di Rise, tutto è uguale a questo. Tutto sti colori, tutte luci, tutti i palchetti. Ha! Ma guarda un po' chi prendiamo adesso. Sai che ti dico? Uno, due. E ovviamente i soldi, perché così lo aumentiamo di livello. Mica male. Vediamo se sale di livello. Certo che sale di livello. La zona è nostra. Mandiamo allora Yukari. Vediamo che cosa ha trovato. Vabbè, nulla di male. Ehi, da quant'è che non vedevo sta gente? Cupido gentile. E sono deboli ai pugni, quindi facile facile. Ok, questo non ce l'avevamo. Devo fare un po' di spazio però. Beh, effettivamente la temperanza ci serve ora. Mi è venuto il dubbio su una delle richieste che ci ha fatto Elizabeth. L'elmo del signore della guerra. Non è che in realtà è questo e il professore in realtà il suo elmo non ce lo darà mai? No, non penso, se non ci faceva iniziare una quest per andare a parlare continuamente con lui. Beh, questa è la buona volta per vedere la nuova teurgia di Junpei. Vampata vitale. Bello, bello che finalmente utilizza un attacco di fuoco ed è la spada che prende il potere e oltretutto lei lo cura. Fighissimo, davvero fighissimo. Quante carte oggi. Pugno gargantuesco abbiamo anche ottenuto. Beh, questa è da copiare, quella è da copiare. Non è mano di Dio, ma poco ci manca. Ok, ecco i nostri prossimi nemici. Una torre e un braccio fatto di roccia. Quindi dopo di questo direi di cambiare il gruppo. Ok, chissà cosa sono deboli. In teoria il braccio al vento, in teoria. La torre è sempre un'incognita. Però tanto sono delle boss fight, quindi cambieranno di sicuro le loro debolezze. Quindi prima di usare qualsiasi teurgia, iniziamo a provare un po' tutti gli attacchi. Ok, quella era ovvio che si curasse. Ho voluto solo testarla. Difesa aumentata, maledetto. Proviamo col vento. Ok, beh, a parte la difesa aumentata sono bei resistenti comunque, eh. Sono belli resistenti questi. E sai che ti dico? Oracoliamoci. Cacchio. Allora, buono,
ma speravo più nella concentrazione e nella carica questo giro, sai? Vabbè, proviamo col ghiaccio, vediamo se facciamo qualcosa. No, non facciamo assolutamente nulla. Però cavolo, blocca il ghiaccio addirittura. Però cavolo, aver ricaricato gli SP così a gratis è un bonus, sì, però io volevo utilizzare anche gli altri nel gruppo. Vabbè, abusiamo di lui intanto, visto che è l'unico a cui possiamo fare un po' di danno in più. Quindi analizziamoli. Debole al fuoco, resiste al fulmine, debole a nulla. Perfetto. Vabbè, iniziamo a fare un po' di danno a tutti quanti. È il meglio che possiamo fare al momento. La cosa buona delle teurgie è che sicuramente sorpassano le difese del nemico. Hai proprio sbagliato, Fra. Mi dispiace dirtelo, ma hai proprio cannato qua. Ricarichiamoci un po' la vita, che così... Esatto, lei aumenta la sua teurgia. Ah, poverino. Cacchio, però mi ha congelato Junpei. Questo non doveva succedere. Bastardo. E allora sai che... Madonna, fermo un attimo. Ho appena visto una cosa. 78 di forza, non ci avevo fatto caso quanto era potente ora. Dicevamo, andiamo di Caos Scarlatto. Spero più che altro di fare almeno danno al braccio. Lasciam perdere. Fatto danno a tutto. 57.000 punti esperienza, la miseria. Masukunda, mentre tu ricerca del tartaro. Brava, e ha finito tutte le abilità. Strano. Sì. Tutti in riga, visto che siamo caldi, che ne dite? Accelerate la tavoletta. Andiamo con calma, torniamo indietro. Andiamo allora. Puoi dirlo forte. Ho pensato che deprimendomi non avrei ottenuto nulla. Bravo ragazzo. Prima o poi avremo delle risposte. Perché non ingannare l'attesa combattendo? Almeno diventiamo più forti. A volte basta essere ottimisti e fare tutto il possibile, non credi? Sanada, credo che approvi quello che hai appena detto. Che si tratti di continuare a ritirarci, puoi contare su di noi, amico. Allora, non ci ritiriamo. Però prima... Brava Yukari. E cambiamo un po' il gruppo. Forziere, che cosa troviamo? 1 da 3, dai, dammi un'arma buona. Non darmi un costume, per favore, dammi un'arma. Il Raikunimitsu, che tra l'altro era una delle richieste, se non vado errato. Vediamo se per Koromaru è meglio. Sì. Di 16 punti, annulla luce fatale. Però questo è critico alto, cavolo, è tanta roba l'osso. Va bene, non importa. L'osso era tanta roba, il pelapatata è stata la cosa più... schifosa che abbiamo mai comprata. Altra porta della monade. Con la mia abilità ricerca del tartaro puoi analizzare il piano in cui ti trovi. Ti mostrerà la mappa dell'intero piano, così potrai raggiungere direttamente il piano successivo. Ottimo per andare più veloce. Non puoi abusarne visto che consuma l'energia, ma puoi sfruttarla in caso di necessità. Bella la alabarda di Ken. Vediamo quanto mi costa. 50. Beh, oddio. Guarda, visto che in questo piano c'è l'ombra rara, il forziere e la porta, giusto per vedere com'è. Andiamo. Ah, fa la stessa animazione della porta della monada. Ah, cacchio, è proprio sprecatissima sto giro. Effettivamente sono stato stupido. Effettivamente ho fatto una cavolata, però volevo vederla. Avevamo già la porta della monade che ci avrebbe fatto vedere la mappa. Qua l'ho proprio sprecata, ma vabbè, l'abbiamo usata giusto per vedere com'era. Andiamo subito dalla mano d'oro. Presa. Aegis col fucile da cecchino è bellissima comunque. E con la mano dorata non può certo mancare la mano arcana. Tanti soldi, tanti punti esperienza. Secondo me ci facciamo sui 30.000 punti. Vediamo. 34, perfetto. Vediamo cosa è debole questa clessidra di sabbia eterna. Al taglio. La cosa più banale che avrei mai detto. Porca puttana, questo lo devastiamo. Ah, però c'è avvelenato, vedo, eh. Beh, fidati che questo non ti salverà. Mi spiace, ma sono troppo forte per una stupida lampada. Ma sono troppo forte per te. E ottengo anche la mano arcana, pensa un po'. Pugno gargantuesco, punti esperienza e tanti soldini. A quanto siamo di soldi? 700.000. Perfetto. L'uomo sul dondolo, da quant'è che non lo vedevamo. E questo mena forte, mi sa. Vabbè, ma con Siegfried tutto è facile ormai, madonna mia. Senza contare le persone DLC che hanno il 75% in più di danno, credo che questa sia la persona più rotta in assoluto che c'è. Beh, 14.000, buttali via. Siamo già a livello 66 noi. Ah, questi sono facili da battere.
Ecco fatto. Però uno è sopravvissuto, bastardo. Ecco qua. Queste sono le mani arcane più facili da ottenere e quanti punti esperienza che mi regalano. 80 di attacco, cioè sto bestione, madonna mia. 49 di resistenza, buono, 48 di velocità, decente, 36 di fortuna. Se si riuscisse ad aumentare un po' quella staremmo ancora meglio. Vediamo quanti incensi della fortuna abbiamo. Allora abbiamo 2 da 1 e 1 da 3. Quindi 5 punti in più di fortuna, che... non è neanche granché purtroppo. Non ho ancora fatto caso che pietre stiamo trovando in questa zona, ma spero di trovare le pietre per avere signore della magia e signore dell'attacco, così da diminuire sia il prezzo degli SP che degli HP. O che almeno il tizio nel bar poi ce li venda. Ok, andiamo dal carro armato e dagli occhietti volanti. Panzer del caos e sorvegliante indignato. Vabbè, ovviamente proviamo sempre tutti gli elementi. Ok, nessuno è debole al ghiaccio. Ok, questo mi sa che mena forte. Proviamo con la luce. No, non gli fa nulla, purtroppo. Anzi, la riflette anche. Non ci avrei mai scommesso, onesto. Attacco aumentato, aia. Mi sa che è qua. Se non facciamo in fretta, finisce male. Lo so, abusiamo tantissimo di questo attacco, ma è veramente troppo forte per non usarlo. Veramente. Cacchio, quelli erano deboli al taglio. Era una mano arcana gratuita. 65.000. Guarda, va bene anche così. Va benissimo così. Marakunda. Mi devo ricordare che ogni tanto Mitsuru c'ha concentrazione, sai? Guarigione istantanea, sicuramente meglio di guarigione rapida. E forza primordiale, perforazione grave a un nemico. Mahamon. No, le abilità di insta-kill sui nostri compagni no. Piuttosto su di noi, su alcune delle nostre persone, ok. Minaccia di livello alto eliminata. Qual è la situazione di tutti i membri? Se ti senti stanco così, direi di tornare indietro in anticipo. Posso continuare? Davvero magnifiche, come si suol dire. Ora riprendiamo l'esplorazione. Andiamo? Sì, anche perché veramente è eccessivamente troppo forte quell'abilità. Incenso della velocità. Quasi quasi sarei tentato di usarlo, sai? Però no, no, per ora gli incensi arco di Circe. Gli incensi voglio tenerli da parte, finirà che non li userò mai. Nel caso di bisogno o nel caso in cui si assicuri di aver creato una persona perfetta. Arco di Circe, 98 di precisione, magia più 5, tutto tuo. Tra qualche piano c'è un nemico potente. Un momento, ma questi sono... Che cosa? Specifica, finisci una frase. La zona è nostra, chi andrà? Mitsuru, va benissimo. Dimmi che hai trovato qualcosa di buono. Solo roba da vendere. E un'altra porta della monade. Non ci avrei creduto, ti giuro, ci stavo pensando ma ho detto no, non può uscire. A volte il culo... Ok, prima la porta della monade, che metti per pura fortuna che saliamo di livello pure noi. Così il prossimo che verrà aumentato grazie alla porta dell'orologio avrà più punti esperienza. Oh no, è la torre. Ah, speriamo di farla fuori in fretta. Gigante del vuoto. Beh, non abbiamo ancora visto il suo attacco, quindi vai. Ok... Già parte benissimo. Già parte benissimo. Perfetto, bellissima. Bellissima animazione. Poi un attacco divino, cioè cavolo, tanta roba. La spada è pronta. Il che vuol dire che sei da tirare giù il prima possibile. Sei debole ai pugni per caso? No, è solamente un critico. Spero che muoia. Perfetto, andata. Madonna mia, avere tre carte, quanto è bello. Quanto è bello avere tre carte. No, l'attacco nuovo di Mitsuru, tanta roba. E sai che ti dico, visto che è l'unico che non abbiamo allenato a questo giro, aumenterei proprio Koromaru e forse ancora Mitsuru. Koromaru 7 punti, Junpei 8. Però Junpei possiamo usarlo, Mitsuru invece è quella che usiamo di meno. E anche Koromaru, di nuovo. Lo stesso gruppo dell'altra volta. È vero, avrei potuto fare anche Junpei, ma loro due mi sembravano la scelta migliore da aumentare. Perfetto, salgono tutti di livello, potenze alterazioni. Posto di questo. Ah, mannaggia, per un punto Mabufudain. Mentre Koromaru attacco tempesta e Masukunda. Ma Eiagon alla prossima. Peccato, per un solo livello poteva avere molto di più. Oh, la mano d'oro, cavolo.
Che sfiga. Oh, ed è anche il livello buio. Per fortuna che noi vediamo già cosa c'è in questo piano. Dobbiamo tra l'altro fare attenzione ai vari altarini che ci sono in giro, perché molto spesso sono gli altarini con le chiavi. 7000 yen, vabbè, niente di che. Ecco appunto. E con il diavolo sono il doppio delle chiavi. In teoria non dovrebbe fuggire però. Ecco qua, per fortuna non è andata via. Attacco tempesta come animazione davvero fighissimo. Ed è stata facile, però niente mano arcana, purtroppo. Siegfried sale nuovamente di livello. Livello 67, c'ha già 80 d'attacco, madonna mia. Ed ecco qua un altro boss. Boss che però, fra 5 piani il piano di confine, perfetto. A questo giro facciamo il cambio della squadra. La cosa buona è che abbiamo già la teurgia pronta, quindi ormai neanche la sfida di farli sti nemici. Magari in realtà può essere sorprendente e ci resiste il colpo, eh. Magari adesso questo ci sorprende e ci ammazza tutti. Il necromacchinario, necro mi sa tanto di attacchi di tipo buio. No, resiste alla luce. Benissimo. Beh, effettivamente forse ci sarei dovuto arrivare dai vestiti, Cacchio, si è concentrato lo stronzo, Vabbè, oracolo, fai il tuo dovere. Fai qualcosa di buono, Perfetto, questo voglio, brava ragazza. Vediamo quanto facciamo. Ok, speravo qualcosina di più. Tanto è il nostro turno. Siamo caricati, stiamo per fare questo attacco. Vediamo quanto facciamo. Vediamo quanto gli facciamo. Vediamo. 4000. Speravo un po' di più. Speravo un po' di più. Però va benissimo uguale. Oh, già che è riuscito ad abbattermi. Petalo di giglio. Per fondere Lilith. Ma Lilith, cacchio, era una persona. Ma in questo gioco tutte le persone che sono basse negli altri sono mega alte in questo. E otteniamo 74.000 punti esperienza. La madonna, 68 di livello siamo già. Bravo Junpei con assalto ignobile. Rispetto all'ombra normale questi nemici sono proprio tosti. Non sono ancora senza fiato. Ma che ne dici di fare una pausa? Ti ho appena rimesso in squadra. Ne hai bisogno? Ehi, un attimo. Mi preoccupavo che tu rimanessi senza energia, non io. Ma se vuoi continuare io ci sono. Basta che non esageri, ok? Grazie. Vai tranquillo che io sto a posto. Dai, ci sono due forzieri. Uno di questi per forza è un vestito. Per forza. Vediamo. Abito da sera. Abito da sera per chi però? Vediamo come si veste. È un piccolo cameriere. E vabbè, dai, per sto giro glielo lascio. Questa è un'arma, speriamo. Armatura del dio dell'acqua. E allora sappiamo benissimo a chi va. Ok, adesso dobbiamo fare un po' più attenzione con le teurgie, visto che sta per arrivare anche l'ultima porta della monade. Non questa, la prossima. E dobbiamo ancora trovare la persona scomparsa. Oh, mano d'oro. Presa. Pensavi di fuggire, Perfetto, critico assicurato. Niente mano arcana ovviamente, ma va benissimo uguale. Sono comunque 15.000 punti esperienza. Cambio amplificato. Sai che se mi usciva di nuovo il coso dell'orologio ero contentissimo. Però era ovvio che non sarebbe uscito. Bello l'attacco mortale di Junpei. Oh, ma la persona scomparsa dove cavolo è? Oh, eccola qua, signora. Eccoti qua. E con questo abbiamo trovato tutti. Tu sei contenta di vedermi? Ecco a te il coltello. Minerale Nihil. Quindi ci manca l'elmo, il vecchio testo che adesso troviamo, Alice, Loki e l'ombra avida. La medaglia d'oro, eh. Ah, ma aspetta, l'ombra avida. Oh, cavolo, l'ombra avida è quella che scappa, mi sa. Non sono le ombre quelle normali. Buona fortuna a trovarla quella. Non percepisco alcun nemico. Anche il prossimo piano sembra sicuro. Deve essere il piano di confine, indaghiamo. Strano che non c'è nessuno. Però la porta del Tartaro c'è, come? La stella sta reagendo e la porta si aprì. Dobbiamo fare attenzione ovviamente a non abusare dei nostri poteri qua. Perché se finiamo come l'altra volta che il nemico resiste a tutto, ci fa tipo robe come farci infuriare, beh, siamo fregati. Vabbè, abbiamo Aegis in realtà che ha guarigione istantanea. Ecco, per esempio, lui secondo me fa gli status. Ed è un serpente dorato.
Quanta gente. Maya infida e serpente sensuale. Farà sicuramente danza sexy questo. Vabbè, proviamo con la luce. Vediamo se fa qualcosa. No, riflette la luce. Eccolo. La fregatura. Però, mi dispiace, ma qualcuno l'hai mancato. Vediamo, ok, speravo un po' di più, speravo un po' di più. No, questi fanno i debuff e i buff anche, cavolo. Andiamo sul sicuro, curiamo noi stessi. Andiamo di concentrazione. Non voglio usare subito la teurgia per un semplice motivo, perché la usiamo al prossimo. Ecco, questo riflette gli attacchi magici. Però quelli non divini non dovrebbe farlo. Quelli divini non dovrebbe farlo. Proviamo con l'elettricità. Ok. Non ha tanta vita, però ha tutte le difese possibili. Ti pare. Ah, usa i suoi stessi minion per curarsi. Ok, in realtà è una strategia mica male, perché mi sembra che risucchi tutto quanto ed è debole al ghiaccio, e allora facile. Allora, proviamo a liberarci intanto dei piccoletti. Ok, speravo un po' di più. Facciamo cambio con noi e via di Megidolan. Vediamo quanto facciamo. Dovrei riuscire a tirare giù almeno. Quasi, quasi. Speravo di tirarle giù quelle piccole, però ormai ci siamo. Mi dispiace per voi, addio. Bye bye. Ecco fatto. Non è stata difficile, però se si fosse curata ancora sarebbe stato un problema. Siegfried sale ancora di livello, però non gli aumenta ancora l'attacco. Secondo me è talmente troppo avanti di attacco che il gioco aumenta tutte le altre statistiche, ma non quella. Dov'è il mio forziere? Eccolo qua. Costume blu. Lancia Omega. Vediamo, dovrebbe essere meglio di quella. Bella. Ed infine questo dovrebbe essere il testo. Le memorie, esatto. La nebbia si dileguata, non avevo motivo di dubitare. Il mondo sarà salvato dal re della distruzione. Colui che radunerà le ombre potrà governare. Lo chiameremo principe. Parla appunto della storia del preside che ormai non c'è più. Prossimo nemico. Ok, un'altra volta la bilancia, che sembra fuoco e ghiaccio. A volte mi confondo se quelle che hanno i due elementi sono deboli a quello contrario. Però qua ci sono tutte. Ci sono tutte quante le bilance. Fuoco, ghiaccio, luce, ombra e vento e fulmine. Quindi in teoria tu dovresti essere debole al fulmine. Il problema è che non mi ricordo cosa è debole lui. Sai cosa? Tentiamola subito. La tentiamo subito e vaffanculo. Madonna mia, il critico bestiale subito. Però mi sa che se usiamo lui la bilancia si salva, ma va benissimo uguale. Era tutto quanto per fare l'assalto e levarci subito quella pesante. Subito quella di luce, via. Perfetto. Madonna mia, è rimasto con uno spruzzetto di vita. Brava Aegis. Era rimasto proprio con uno schifino di vita. E una mano arcana. Non ci avrei creduto. Dai, ce ne manca solo uno. Ah, no, no, c'erano solo due nemici a questo giro. Che strano. E che carta avremo trovato questa volta? La luna e un altro libro. Tutti i membri del gruppo attuali recuperano completamente HP e SP. È utilissima da trovare per ultima la luna. È utilissima da trovare come ultima carta, ma onestamente, se tu hai, tipo, come in questo caso, puoi prendere due o tre carte in più e sei obbligato a prenderti la luna e siete quasi tutti full, è sprecata. Un vicolo cieco, ti pareva. Andiamoci a prendere il testo. Il testo. Il vecchio testo 8. Ho deciso di lasciare l'istituto. Non intendo essere coinvolta in altri crimini. Il ricercatore capo non ha voluto seguirmi. Chissà, magari ora aprirò un negozio di antiquari.
Che stronza la vecchia. Quella del negozio di antiquariato. Ecco perché sapeva tutte quelle cose. Perché lavorava nel gruppo. Un po' era sospetta. Ovviamente sapeva qualcosa. Ecco il testo. Quanto mi dai? Ciò conclude la mia richiesta per la raccolta di tutti i vecchi documenti. Volevo che scoprissi la verità degli 8 documenti trovati. Ma ti stai già dirigendo verso un'altra verità. Anche se i ricordi ti riportano al passato, cammina sempre verso il futuro. Ammetto che sono un po' invidiosa, dato che non ne ho uno né l'altro. Ecco la ricompensa, 120.000, grazie.